Buonasera a tutte e tutti e ben ritrovati al Festival Due Punti, il festival diffuso su cibo, ecosistemi e cultura, organizzato, come ormai sapete bene, da tre dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino. Anche questa sera siamo nel calendario del programma degli avvicinamenti alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, che si svolgerà dal 23 al 28 di novembre e che a Torino è organizzata da Università degli Studi e da Politecnico. Allora, questa sera riprenderemo un filo del discorso che si sta intrecciando ad altri, chiaramente, tutti questi appuntamenti, ed è il rapporto con la natura selvatica. Abbiamo appunto già avuto altri incontri su questo tema, questa volta ci concentreremo su quello che accade in una cultura molto specifica, ed è la cultura romena. Allora, ne parleremo questa sera con Roberto Merlo, ricercatore del Dipartimento di Lingue, insegna appunto lingue e letterature romene, e verrà intervistato Elisa Corino. Elisa Corino, anche lei docente del questo Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino, esatto, dove si occupa di insegnare didattica delle lingue moderne. Colleghi di lunga data, diciamo, e chiaramente si intratterranno con noi in una chiacchierata molto piacevole e sicuramente molto interessante. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie Nadia. Allora, buonasera a tutti, salutiamo Roberto che è in lockdown non torinese, ma un lockdown estero perché si trova... In Romania, giustamente. Giustamente. Buonasera a tutti. È rimasto lì da un po', è rimasto chiuso lì, quindi esatto, adesso... mi trovo in Romania perché proprio sono venuto quest'estate per lavoro, insomma, a fare ricerca, e con la quarantina, con il lockdown, con la difficoltà di spostamento, alla fine sono rimasto qua, anche perché tanto in questo semestre si fa tutto online, per cui mi trovo proprio reporter dalla Romania in questo momento. Io mi trovo, se vedete questa cartina che sta andando adesso, vedete che al centro c'è una macchia arancione. Di questa cartina io mi trovo proprio lì dove c'è quella macchia, dove c'è Cluj, quella macchiettina marrone lì vicino al centro arancione. Al centro, proprio... in alto a sinistra dello schermo. Sì, sullo schermo. Sembra un pesce la Romania, vista così. Sì, lo dico spesso ai miei studenti, che sembra un pesce, la forma di un pesce. Che però ha solo la coda nell'acqua, perché per il resto è tutta terra, è circondata solo da terra. È vero, un pesce palla, bellissimo. Però possiamo dire questa curiosità che mi dicevi l'altro giorno, che la tua connessione non morirà mai perché la Romania è il primo paese in Europa per velocità e diffusione della connessione di internet, quindi spero che la cosa si mantenga, insomma, delle ottime reti, ha infrastrutture un po' traballanti su altre cose, ma sulla fibra invece viaggia molto veloce, quindi dovrebbe tenere anche dalla Romania il collegamento. Fantastico. Allora, il tema di stasera in realtà non è la forma della Romania e neanche Roberto Merlo, la quarantena di Roberto Merlo, ma il rapporto della Romania con il paesaggio, il paesaggio nella cultura romena e insomma, gli intrecci che ci sono tra la natura, la cultura, la letteratura, di cui parleremo. E l'idea sì, perché... di stasera... No, dicevo, sì, è un tema che tra l'altro a me sono contento che mi abbiano chiesto di fare questa cosa, ho accettato molto volentieri perché è un tema che anche a me interessa molto, nel senso che nei miei studi ho trovato molto forte questo rapporto della cultura e della letteratura romena con il territorio, con la natura, col bosco in particolare, che è un elemento molto importante. Nelle cartine che avete visto prima c'era proprio segnata la presenza fisica dei boschi in Romania, che sono una parte molto importante del paesaggio, ma anche della cultura stessa
della Romania. In effetti, dicevo, l'idea di questa chiacchierata arriva da una suggestione multimediale, che è un documentario che si sta diffondendo, che ormai è diventato, ha avuto una certa fortuna, che si chiama Romanian Tamed, in rumeno si dice... Romania Nemblenzita. Esattamente. In italiano è stato tradotto come Romania Indomita. Indomita. Sì. Che tratta proprio della natura in Romania. Il documentario verrà proiettato per intero nel Due Punti Festival, che speriamo si terrà in presenza, però stasera ve ne facciamo vedere un piccolo pezzettino, il trailer, dal quale poi partiremo per qualche riflessione. Non aprile 2018, ma speriamo aprile 2021. Speriamo. allora, io trovo bellissime queste immagini. Gli orsetti sono carinissimi, sono carini e coccolosi. Ma quando l'ho visto ho detto, ammazza, la Romania a me sembra il Canada. E i rapaci, gli orsi, le montagne, i boschi. È una cosa che io non mi sa, almeno che non credo che non stia nell'immaginario comune o quantomeno dell'italiano medio, ecco. È abbastanza forse Romania inaspettata più che Indomita. Sì, ecco, brava, bravissima. Secondo me sarebbe stato veramente un titolo ottimo, Romania inaspettata, perché in effetti quando la gente pensa alla Romania non pensa immediatamente alla bellezza del paese, della natura che c'è. In effetti sono delle immagini straordinarie. Io ogni volta che guardo questo hotel mi batte un pochettino il cuore, perché dico, ma quanto è bello sto posto! Ma quanto è bello sto paese, meno male che mi sono messo a studiare romeno, perché è veramente bello. No, è una cosa che mi consola molto. No, è vero, ci sono delle immagini straordinarie, è un documentario bellissimo, prima di tutto, che spero che riusciremo davvero a vedere su uno schermo grande durante un festival, Due Punti dal vivo. È una produzione britannica-romena, e tra le compagnie di produzione c'è anche la European Nature Trust, quindi insomma una cosa importante è Ocean Romania, che ha contribuito anche a finanziare la produzione di questo documentario, che segue un po', diciamo, le quattro stagioni nell'arco dell'anno nello spazio romeno, concentrandosi su alcuni diciamo punti di interesse particolari, che sono le foreste dei Carpazi e il delta del Danubio in particolare, che sono, diciamo, i due focus principali di questo documentario. Questa è una cosa da ricordarsi, perché quando io penso al Danubio in realtà io penso all'Austria, all'Ungheria, e invece il Danubio c'è anche in Romania, il delta sta in Romania, e abbiamo visto alcune delle immagini che si sono proprio ambientate sul delta del Danubio, no? Quindi non ce lo dimentichiamo.
cerchiamo, viene voglia di venire in vacanza in Romania. Magari no, ma assolutamente, bisogna andare in vacanza in Romania perché ci sono dei posti stupendi. In effetti hai ragione, perché quando uno pensa al Danubio pensa alla Mitteleuropa classica, quindi Vienna, Budapest, no? E invece il delta del Danubio, che si trova proprio in territorio romeno, è bellissimo perché è una culla di biodiversità enorme, e soprattutto ci sono un sacco di specie di uccelli, di pesci, che si trovano solo lì. Nel delta del Danubio, dico così come curiosità, c'è la rana di acqua dolce più grande d'Europa, che si trova nel delta del Danubio, quindi è veramente una culla di biodiversità fantastica ed è bellissimo. E tra l'altro anche nella letteratura il delta del Danubio è molto presente, perché è stato, oltre che un punto di incontro di tantissime specie animali, anche un punto di incontro di culture. Proprio lì sul Danubio si sono trovati gli armeni, i greci, i russi, i tedeschi, gli ucraini, i romeni ovviamente. Ci sono proprio tutta una serie di centri di città sul Danubio, come Braila ad esempio, o Giurgiu, e invece non è sul delta ma è sul Danubio che separa la Romania dalla Bulgaria, che sono stati dei veri centri di incontro di culture. Quindi è una zona, quella del Danubio, che è ricchissima dal punto di vista naturale ma anche dal punto di vista culturale. E quindi, come dire, per deformazione professionale non mi posso astenere dalla domanda, e anche di biodiversità linguistica. Assolutamente, assolutamente, perché proprio intorno al Danubio ci sono un sacco di piccole isole culturali, linguistiche, alloglotte rispetto alla maggioranza romena. Ad esempio sul Danubio, nella zona del delta del Danubio, in generale nella zona della Dobrugia, che è quel pezzettino di terra che sta tra il Danubio e il Mar Nero, ci sono comunità di tedesche, ci sono comunità tedesche, comunità di turchi che parlano ancora turco, ci sono comunità di tartari, quindi addirittura che parlano ancora dei dialetti tartari, e soprattutto ci sono una comunità molto importante, che è quella dei lipoveni, degli antichi credenti che parlano un russo dialettale, insomma, arcaico, che è molto molto interessante. Quindi sì, assolutamente, anche una culla di biodiversità linguistica. E come queste lingue hanno influenzato il romeno? Ci fai qualche esempio di influenza non romanza? Ah beh sì, nel senso che proprio il Danubio non è mai stato un confine, cioè il secondo fiume d'Europa dopo il Volga, ovviamente il più grande dell'Europa centro-occidentale, però non è mai stato un vero confine, nel senso i contatti tra nord e sud del Danubio sono stati continui, gli scambi sono stati tantissimi. Da sud, ad esempio, da sud del Danubio è arrivato nello spazio romeno l'alfabeto cirillico, ad esempio, perché nel romeno antico si scriveva in cirillico. Sono arrivate tutta una serie di parole dal greco, dal turco, dalle lingue slave dei Balcani, sono arrivate pietanze, sono arrivati modi di vestirsi, è arrivato tutta una serie di elementi di cultura materiale e immateriale che legano le due sponde del Danubio, che fanno del Danubio l'asse di una comunità culturale molto più ampia del solo spazio romeno. E anche ovviamente tutta una serie di piante e animali sono arrivati da sud del Danubio a nord nello spazio romeno. Ad esempio una parola che a me piace tanto, che è un nome di animale, è bursuc, che è il nome del tasso, è uno dei nomi del tasso in romeno, una parola che mi piace molto come suona. Bursuc è una parola turca. Scusami. Sembra un po' piemontese. È bursuc. Sembra anche un po' piemontese. Sì. Bene, io potrei andare avanti. Se posso aggiungere una cosa, il Danubio è particolarmente importante perché a partire dall'Ottocento già era uno degli assi portanti della strutturazione dello spazio immaginario romeno, cioè nell'Ottocento gli storici, gli intellettuali si immaginavano lo spazio romeno come costituito da un grosso triangolo circondato da tre fiumi, il Danubio a sud, il Nistro ad oriente e il Tibisco ad ovest, quindi un triangolo formato da fiumi, con al centro una sorta di cittadella, il cuore rappresentato appunto dai Carpazi, che sono l'altro elemento che è molto presente anche in questo documentario. Cioè fin dagli inizi della cultura romena moderna, il territorio romeno, proprio la definizione geografica dello spazio romeno, è stata fortemente ancorata a questi elementi che ancora oggi così tanta forza lo caratterizzano, cioè questi fiumi, in particolare il Danubio e i Carpazi al centro. Sono sempre stati un elemento fortissimo di identità e di riconoscimento, insomma, della cultura romena.
Quindi nella cultura romena c'è un forte legame tra cultura e natura, tra cultura e paesaggio. Come si realizza oggi? Cioè, qual è il punto di vista dei rumeni nei confronti? Qual è la loro relazione forse con la natura, con lo spazio naturale, che è così culturalmente radicato? Allora, forse bisogna fare forse una distinzione tra spazio pubblico e spazio privato, diciamo, no? Nel senso che a parole è molto tutelata oggi la dimensione così selvatica, ancora naturale della Romania. Ci sono tantissimi problemi, perché ad esempio queste bellissime foreste che potremo vedere nel documentario, di cui forse abbiamo qualche immagine proveniente dal documentario, che sono ancora molto, molto importanti, anche come risorsa economica, soprattutto per le comunità rurali, sono tutelate sulla carta, però in realtà ci sono molti problemi nel modo in cui vengono gestite. Chiaro che le foreste vanno gestite, non si tratta di guai a chi tocca gli alberi, no, guai a chi tocca le foreste. Le foreste sono delle risorse naturali che vanno sfruttate in maniera intelligente, vanno gestite in maniera intelligente, no? Quindi a parole, diciamo, il governo fa qualche cosa, ci sono molti problemi. Il WWF stesso, proprio la settimana scorsa, il WWF Romania ha preparato una proposta da presentare al governo romeno per una migliore gestione delle foreste. Tra l'altro ci sono anche stati casi abbastanza tragici di guardie forestali che sono state uccise da bracconieri, o da bracconieri, oppure da gente che sfruttava illegalmente le foreste. Quindi è un problema vivo. A livello di gente comune, le persone con cui ho a che fare io, con i miei amici, i miei conoscenti, devo dire che c'è un legame molto molto forte con la natura, e lo vedo dopo l'89, mi è sembrato che diventasse ancora più profondo, più nuovo, rinnovato in un certo senso. Hanno riscoperto la Romania anche in questo senso, come paese ricco e bello, bellissimo, un paese stupendo. Quindi c'è molto interesse per la natura, per la tutela della natura. Si fanno ancora i primi passi, ovviamente, in questo senso. Al di là della natura, rispetto per esempio a... Mi raccontavi adesso, così usciamo dalla... Raccontare la parte maiale. Sì, raccontiamo la storia del maiale anche a chi ci sta seguendo. Sì, raccontiamola, nel senso che... Perché vale la pena. Sì, sì, è interessante. Nel senso che con la riscoperta, insomma, il ritorno un po' anche a riscoprire le proprie radici rurali, la Romania per la storia che ha avuto è un paese che demograficamente è stato agropastorale per quasi tutta la sua storia, ancora praticamente fino alle soglie della contemporaneità, fino all'altro ieri. Neppure 50 anni di dittatura comunista con l'industrializzazione forzata sono riusciti a distruggere completamente questo tessuto rurale, no, della Romania, che ancora oggi è molto importante nel bene e nel male, con tutti i problemi che ci possono essere, però è una realtà che esiste ed è molto forte. E riscoprendo anche i cittadini, no, come della mia generazione, quelli nati e cresciuti in città ormai, molti, riscoprendo le radici rurali dei genitori, dei nonni, cose che si vedono anche nella letteratura contemporanea, tra l'altro, hanno cominciato anche a riscoprire le culture tradizionali. Siamo ancora proprio agli inizi di questo processo che, bene o male, da noi invece è già un po' più avviato. E tra queste riscoperte della cultura tradizionale, degli allevamenti, degli animali, delle piante tradizionali, c'è anche un tipo di maiale che è bellissimo da vedere, che si chiama mangalizza, che è un maiale peloso. È un maiale con la pelliccia, che assomiglia quasi a una pecorella, che è un tipo di cultura tradizionale, appunto. Eccolo qua, guardate quanto è bello, come non lo fare. Che tra l'altro ha, oltre a essere, diciamo, una cosa positiva, perché la riscoperta di questo tipo di specie di maiale tradizionali dell'allevamento è una cosa che aiuta i piccoli produttori, è anche utile perché si tratta di maiali che sono molto resistenti alle malattie, ad esempio, perché sono più selvatici in un certo senso. Sono più sani e resistono meglio alle malattie, sono meno esigenti anche dal punto di vista delle cure che richiedono. Ecco qua, guardate che carino, con belli. Non so se vincono di più gli orsetti del trailer o i maialetti pelosi. Mangali, sì. Tutta la vita. Un legame molto forte, e che per fortuna sta diventando sempre più forte e sempre più cosciente, in realtà, credo. Tu sei a Cluj e abbiamo visto la cartina. Cluj sta in Transilvania. Sì.
Allora, l'idea che in generale abbiamo noi della Transilvania è zona di nebbia con i castelli diroccati e il Conte Dracula. Certo. Allora, c'è una parte di leggenda, c'è però anche un legame forte tra questa terra e la letteratura, credo, no? Sì, certo. Sì, fai qualche esempio di legame, di nesso, di... Da un lato sicuramente il fatto che la Romania, per la storia particolare che ha avuto, per cui l'industrializzazione è arrivata relativamente tardi, è stata incompleta, difficoltosa, quindi ha conservato ancora molti elementi tradizionali, no? Che da noi sono scomparsi, in particolare dopo il 45, ma in Romania hanno resistito, resistono pratica ancora fino ad oggi, tra alcuni cambiamenti, alcune difficoltà, ma esistono ancora. E questa natura così selvaggia, proprio così incontaminata, è sicuramente uno degli elementi che ha ispirato Bram Stoker per ambientare la sua storia di Dracula proprio in Transilvania. Quindi, a parte gli elementi storici di cui si sa, Vlad Sepeș, principe di Valacchia, sanguinario, che ha ispirato il personaggio, però sicuramente anche la natura, i paesaggi straordinari della Transilvania, che proprio questo documentario fa vedere in maniera molto, molto suggestiva, hanno ispirato Bram Stoker, ma anche molti altri scrittori. In particolare, credo che questa dimensione del rapporto con la natura si veda molto bene nella letteratura folclorica, proprio per il legame particolare che ha intrattenuto sempre la cultura romena con la natura. Molti elementi di questo paesaggio naturale si ritrovano nella letteratura popolare, che è molto viva, è ancora viva oggi per tanti versi, è una cultura che non è musealizzata come accade in molte parti d'Europa, ma che è ancora viva, cioè il folklore in alcune zone della Romania è ancora attivo oggi e rielabora suggestioni anche della contemporaneità, no? E proprio nella cultura romena popolare, nella letteratura folclorica, si vede bene questo legame con la natura, ad esempio la presenza dell'orso, che è un elemento centrale dei miti e del folklore romeno. Ad esempio, l'orso è uno dei personaggi principali delle credenze romene, del folklore romeno, anche presente in molte favole, perché è l'animale che è più vicino all'uomo in un certo senso. Ci sono dei miti, qua vediamo ad esempio alcuni estratti di una raccolta dell'Ottocento, che parlano della storia dell'orso, del legame fra l'orso e l'uomo. Molto spesso l'uomo viene considerato originato dall'orso, oppure viceversa. L'orso arriva dall'uomo, l'uomo arriva dall'orso. No? Ci sono tutta una serie di miti e di credenze che si legano a queste cose qua. Per il fatto che a volte sia bipede, ad esempio, che abbia una struttura, no, antropomorfa, e viene considerato una sorta spesso di antenato mitico. Ci sono delle tradizioni legate ad esempio ai funerali che coinvolgono l'orso, delle maschere che coinvolgono, che rappresentano l'orso come antenato mitico. Nel calendario popolare romeno ci sono un sacco di feste che sono dedicate all'orso, di cui una è stata proprio pochi giorni fa. Il 12 e il 14 novembre sono dei giorni che si chiamano i Martini. Il nostro San Martino, il calendario popolare romeno si chiamano i martini d'inverno, perché ci sono anche i martini di primavera, che sono dei giorni dedicati, insomma, nella cultura popolare all'orso, alla cosa che fa l'orso. Bellissimo, molto bello. Abbiamo visto nel documentario anche il lupo. Ah sì, certo, anche il lupo è un animale molto importante nella cultura romena. Diciamo che l'orso e il lupo, e il cavallo anche ovviamente, sono tra gli animali più simbolici. Ad esempio il lupo è molto importante perché compare con una funzione molto positiva. Certo, c'è anche la rappresentazione classica del lupo che mangia le pecore, il lupo cattivo, anche nella favolistica romena, no? Però ad esempio nei canti funerari, una serie di canti funebri che si chiamano Consigli al morto, che sono dei canti rituali che vengono cantati in occasione della sepoltura, che consistono proprio in consigli che vengono dati all'anima del morto per arrivare nell'aldilà, per attraversare tutti i pericoli, per superare tutti i pericoli che l'anima trova nel cammino verso l'aldilà. E tra i personaggi che l'anima del defunto si suppone possa incontrare nell'aldilà c'è anche il lupo, che è un animale psicopompo, cioè legato al mondo dei morti, che viene rappresentato come una guida. Ci sono due animali in particolare in questi canti che sono molto interessanti, che sono il lupo e la lontra.
La lontranca è un animale molto presente sul Danubio, ovviamente, ma in molti fiumi della Romania. Ad esempio, c'è anche in molti parchi naturali della Romania c'è ancora adesso la lontra. Ad esempio, nel parco Vacarești, vicino a Bucarest, c'è una colonia di lontre locali eurasiatiche. E proprio in questi, ecco qua abbiamo appunto il testo dei canti popolari. In questi canti popolari dedicati all'anima dei morti, a guidare l'anima dei morti, il defunto incontra la lontra e il lupo, che devono fungere da guida. Il lupo viene considerato, come lo vedete qua, la guida nei boschi e nei sentieri, cioè l'animale che sa guidare l'anima del morto per i boschi e per i sentieri dell'aldilà, mentre invece la lontra, essendo un animale acquatico, è l'animale che la guida per superare le acque, i guadi e i fiumi dell'aldilà per arrivare finalmente poi alla casa del riposo definitivo, insomma, nel paradiso. Lo sai che hai detto antropomorfo e non ti sei inceppato? Sì, prima ho fatto un sacco di fatica, però ho detto antropomorfizzare. Esatto, hai detto una volta antropomorfizzare e una volta antropomorfo e perfettamente. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Rimandate in loop questo momento perché è un momento topico. Sì. Io ho un'altra domanda. Una domanda che, riallacciandomi al documentario, riguarda il titolo. Mm-hmm. Untamed Indomita. Sì. Perché Indomita? Cioè, l'avresti tradotto così? Ci ho pensato anch'io, nel senso che in romeno hanno usato un titolo molto bello, Nemblenzit. Un blenzi vuol dire proprio domare, deriva da blend, cioè blando, no? Che vuol dire mite in romeno, una parola latina che vuol dire mite. Ci ho pensato come si poteva tradurre, mi è sembrato che alla fine indomito non mi dispiaccia, Romania indomita, perché forse Romania selvaggia avrebbe ridotto un po' l'impatto della questione, perché sì, è selvaggia, certo, è ancora selvaggia, ancora selvatica, però c'è questo elemento che non si lascia ridurre, dell'indomito, del coraggioso. Mi sembra che in questo momento pensare a una Romania che non si lascia piegare, no? Che non si lascia distruggere, ma resiste, sia importante anche per il momento storico in cui stiamo vivendo. Quindi l'idea di una Romania indomita alla fine trovo che mi piaccia. Che mi piace molto perché rappresenta qualcosa di importante, no? Non solo una cosa che si conserva così come è stata, ma una cosa che resiste contro la distruzione, resiste contro lo sfruttamento stupido, resiste contro tutto quello che vorrebbe distruggerla. Nella natura, questa natura bellissima di cui abbiamo parlato, la Romania ha tra l'altro anche un grandissimo potenziale economico, poco sfruttato per il turismo, poco sfruttato in maniera... Questa è la mia prossima domanda, cioè questa natura così affascinante viene incanalata in flussi turistici? No, a me non sembra, perché è la prima volta che ho visto la Romania sotto questa luce è stata quando mi hai fatto vedere il documentario. Purtroppo no, ci sono alcuni canali che cominciano a far circolare questa immagine della Romania, cominciano a crearsi strutture, però non ancora abbastanza. Cioè l'idea di sviluppo del turismo post-89 è stata quella di sbattere degli alberghi stratosferici in mezzo alle montagne, bruttissimi, orrendi, poco funzionali e tra l'altro completamente contrari a un'idea di sviluppo sostenibile del turismo, no? Che invece sarebbe ciò su cui dovrebbe marciare in questo momento lo sviluppo del turismo in Romania, non lo sfruttamento ma l'utilizzo intelligente di queste risorse. Purtroppo siamo ancora solo agli inizi di questa cosa, ci sono anche molti ostacoli dal punto di vista burocratico, è molto difficile, però ci sono persone, soprattutto giovani, che ci stanno provando. E come hai detto tu, giustamente, non è tanto conosciuto questo aspetto della Romania ed è un peccato, perché è veramente un paese bellissimo da conoscere. Io stesso devo dire che l'ho conosciuto proprio così, diciamo, da questo aspetto, quando sono andato per la prima volta in Erasmus in Romania. E quando sei finito nel ginepraio? Dio, sì, perché l'ho detto. Sì, quando sono finito nel ginepraio, nel 99-2000, quindi 20 anni fa, quando sono andato a fare l'Erasmus in Romania, non era la prima volta che andavo in Romania, dal 94 in poi sono venuto praticamente tutti gli anni, sono stato un sacco di tempo, ho vissuto anche in Romania 5-6 anni quando insegnavo all'università qua in Romania. Quando sono andato nel 99-2000 a fare trekking nei monti che si chiamano Suhard, nel nord dei Carpazi orientali, verso l'Ucraina e l'Ungheria in pratica,
Ho visto l'orso, ho visto quest'orso qua per la prima volta nella mia vita. No, ero studente, così tranquillo, che andavo a farsi un giro per la Romania, ero sulla cresta di una montagnola e ho visto sotto, la distanza di 200-300 metri, quest'orso. Uno mi ha preso un accidente, perché vederlo così è bello, è patatoso, è puffoso, è pelosino, però vederlo dal vivo fa impressione, devo dire la verità, un bestione enorme, quindi mi ha preso un accidente. Per sottrarmi all'attenzione dell'orso, che ovviamente non mi considerava particolarmente, però diciamo io, per sottrarmi alla sua attenzione, sono finito dentro un ginepraio. Io fino ad allora il ginepraio lo consideravo una parola estremamente letteraria per indicare una situazione difficile. Nel frangente ho capito perché si dice ginepraio. Cioè sono finito in una fossa piena di questi pini piccoli e aguzzissimi, fittissimi, in cui non sapevo, da cui non sapevo più come uscire. Pensavo che sarei morto lì e l'orso avrebbe poi mangiato il mio cadavere la primavera successiva. Invece, per fortuna, sono riuscito a uscire con delle cicatrici che mi porto ancora dietro sugli stinchi, ma ce l'ho fatta uscire dal ginepraio. Bene, così puoi essere qui oggi a raccontarlo. Sì, esatto, era imbarazzante per me. Senti, tu lo sai che noi siamo, l'ultimo appuntamento della giornata e quello che ci ha preceduto era la degustazione di grappa. Sì. Speriamo che non siano tutti ubriacati e che abbiamo degli spettatori sobri, però tu sai che io invece ho un trascorso con la grappa romena. Sì. Qual è? Toccatela. No, Avanzanti forte. non è edificante, preferisco di no. Non è quello che pensate, credetemi. Non ci arriverete mai. Lasciamo in spazio. Questo per dire che, per introdurre il fatto che c'è una cultura forse anche enogastronomica di un certo tipo in Romania, no? Ancora molto artigianale. Certo, sì, è molto presente questo elemento ed è un tratto importante del rapporto col territorio, il fatto che l'agricoltura in Romania sia praticata anche spesso a livello di piccoli produttori. Infatti in questo periodo in cui c'è il lockdown è stato un grosso problema, c'è stato un po' di maretta qua in Romania perché hanno chiuso i mercati. I mercati che sono i posti dove i piccoli produttori vanno a vendere le loro produzioni, che tra l'altro sono naturali, sono molto, molto attenti, sono sorvegliate ormai ovviamente, però sono ancora molto naturali, molto, molto buone, devo dire, no? Ed è uno dei mezzi di sussistenza più importanti degli agricoltori, cioè la vendita diretta al mercato. Non sono mercatari che importano, sono mercatari che vendono le loro cose, cioè quelli che da noi sono i mercati dei contadini, qua sono la normalità. A Bucarest ovviamente le cose sono un po' diverse, però in generale in tutte le città della Romania ci sono i piccoli produttori e sono quelli che purtroppo hanno sofferto molto in questo momento di lockdown, per cui stanno tentando di trovare altre modalità di commercializzazione di questi prodotti. Sì. Ci sono altri prodotti tipicamente rumeni che vengono esportati o che dovrebbero secondo te essere esportati? Mi ricordo che una volta parlavamo di un'erba e tu eri entusiasta di parlare di quest'erba perché è un'erba rumena Sì. Una pianta, e mi ricordo quando è venuto fuori questo discorso con i colleghi di Safa, che hanno creato questo festival insieme a noi, grazie, c'è stato un momento di riconoscimento, perché hanno capito di cosa stavo parlando finalmente. È la famosa pianta che si chiama Olivello spinoso, che mi sono dovuto andare a riguardare un sacco di volte, come si dice, perché non me lo ricordo mai in italiano, che in romeno si chiama chetina, che è una pianta che produce delle bacche arancioni che sono ricchissime di vitamina C, che fanno parte da sempre della farmacopea tradizionale romena. Ancora adesso, io infatti se vado al mercato, adesso no perché è chiuso, però fino alla settimana prima di andare al mercato, mi compravo delle buste enormi di queste bacche di Olivello spinoso, di chetina, che sono proprio raccolte, prodotte dai contadini. Quindi ci sono moltissime cose che sono estremamente interessanti ancora nella tradizione enogastronomica, della farmacopea tradizionale romena, che sono ancora vive, che dovrebbero però essere forse tutelate ed essere, diciamo, recepite ad un livello istituzionale in modo da tutelarle realmente, da anzi supportare chi intende continuare questa tradizione di cultura, di allevamento, insomma, che, ripeto, è molto importante perché nello spazio rumeno, per come
Per come è stata la sua storia, questo contatto continuo con la natura è stato sempre estremamente importante. La cultura romena tradizionale è una cultura della foresta, tendenzialmente, nel senso che tutto ciò che veniva prodotto nel villaggio tradizionale, specialmente nelle zone ovviamente proprio di montagna, ma in generale anche in pianura, no? Era tutto legato alla foresta, queste foreste bellissime che vediamo nel documentario. Le case, le chiese, le famose chiese di legno della Romania, famose per me, però non so quanti le conoscono, insomma, ci sono le chiese di legno della Romania, sono molto famose, quindi anche addirittura le chiese, le case delle persone, la produzione, i mezzi di trasporto, era tutto legato al mondo della foresta, che veniva gestito in modo tradizionale. Certo. Io credo che il tempo sta a nostra disposizione, forse sta per scadere, ma questo è un estratto. Un riferimento a questo fatto. Tradizionalmente quella romena è una cultura del legno, soprattutto, grandi linee, diciamo, poi certo le cose possono essere diverse da zona a zona, però è una cultura tradizionale molto legata al bosco, alla foresta e al legno come materia, no? Delle cose bellissime che si possono vedere molto spesso in Romania sono proprio le sculture in legno. Ad esempio, nelle case tradizionali ci sono delle porte, dei portali, dei cancelli d'ingresso che tradizionalmente sono scolpiti con dei motivi simbolici di varia natura, astratti, ma anche di ispirazione animale, che sono straordinari, no? Ci sono ancora oggi artigiani che continuano questa tradizione, però sempre più, insomma, difficile farlo nel mondo in cui viviamo oggi senza un sostegno istituzionale alle spalle. Stiamo per esaurire il tempo a nostra disposizione. Io non so, Nadia, se ci sono delle domande o degli interventi. Allora, al momento no, non ci sono domande, ci sono un sacco di complimenti e, diciamo, felicitazioni anche per questa serata. Per cui sì, invito chi ci sta seguendo a esprimere, se ha piacere, delle considerazioni, condividerle o fare delle domande al nostro inviato speciale in Romania. Corrispondente, esatto, sì. Per adesso solo corrispondente, sì. Io, se posso dire una cosa proprio dal cuore, direi a tutti: andate a vedere la Romania, perché è un paese bellissimo, la gente non lo sa, è un paese straordinario, ci sono delle bellezze naturali incredibili in Romania, poi è diversissima, c'è il Danubio, ci sono le montagne, c'è il mare, ci sono i vulcani di fango in Romania, ragazzi, cioè bisogna andare a vedere i vulcani di fango a Buzău, vicino ai Carpazi. Sono dei paesaggi straordinari. Ed è ovviamente un paese bellissimo con della gente bellissima, ovviamente, perché a me non piacciono solo le capre di montagna e gli orsi. E i maialini pelosi. Gli alini pelosi, però quelli sono prima cosa, i maialini pelosi, ma anche le persone. È anche una letteratura molto interessante. Quindi se vi capita di sottomare un libro di letteratura romena, ecco, dacci un consiglio di letteratura rumena, cioè che esatto, cosa dobbiamo fare? Perché ci chiedono proprio un consiglio di letteratura, ma che specificatamente parli di natura. Ok, sì, allora, di natura. Un paio di libri che mi vengono in mente, che sono legati, forse non proprio alla natura, però diciamo questa dimensione della cultura tradizionale, in cui però la natura è una componente molto importante, quindi è presente la natura nel rapporto con l'uomo, ovviamente. Direi che potrebbero essere sicuramente La voce della terra, di Liviu Rebreanu, che è il titolo originale era Ion, che è un nome di persona, no? È stato tradotto così in italiano, La voce della terra, che parla proprio del mondo contadino, e della relazione dei contadini con la terra, proprio con la possessione della terra, dell'ambiente. Quindi questo sicuramente è uno dei grandi classici del Novecento, Liviu Rebreanu, no? Quindi importante. Poi direi sicuramente La scure, di Mihai Sadoveanu, anche questo uno dei più grandi scrittori del Novecento, nella prima metà del Novecento, ma direi della letteratura romena in assoluto, un romanziere, un prosatore straordinario, tradizionale, molto tradizionale come scrittura, però molto bello, molto raffinato. Quindi La scure, che parla, è una sorta di giallo contadino, molto interessante come romanzo, in cui entrano molto, molto bene, vengono rappresentate molto bene le credenze popolari dei contadini. C'è una donna molto forte, un protagonista femminile straordinario di contadina romena. E poi direi anche un libro di un autore contemporaneo, questi due sono classici del Novecento, un libro di un autore contemporaneo è Miruna,
Miruna, una storia di Bogdan Suciava, che è un autore contemporaneo che ha scritto questo romanzo, molto breve, molto leggibile, in cui si ritrovano, vengono rielaborate le credenze popolari tradizionali del popolo romeno, quindi con le fate, il mondo sotterraneo, quindi tutta questa credenza al bosco, legato ovviamente al bosco. Ci sono certo poi anche dei grandi classici che però purtroppo non sono stati tradotti in italiano. Quindi ci sono uno scrittore molto importante, famoso proprio per le sue passeggiate in montagna, Kallistrat Hogash, però purtroppo non è tradotto in italiano. Ci sono molti scrittori che hanno scritto di montagna, hanno scritto del Danubio, però purtroppo molti non sono tradotti in italiano. Guarda, Roberto, io ti proporrei, magari... Sì, diciamo che ci sta sicuramente seguendo molte persone madrelingua romene, quindi adesso io non saprei scrivere in maniera corretta nei titoli né gli autori. Metteremo i tuoi consigli di lettura anche in romeno in coda a questi commenti, sempre per cui dateci qualche minuto e insomma li andremo a inserire. Sì, certo. E poi magari posso dare anche due link ai libri che ho appena detto, possiamo mettere per chi è interessato, se vuole vedere quali sono. A questi ci sono già, però va bene. Ah, benissimo. Bene. Allora, al momento non vedo altri interventi. Ok, va bene. Allora, io direi che è stata una serata molto interessante, ci avete messo la colina in bocca e tanta voglia di poter davvero proiettare il documentario quando riusciremo a fare uno o due appuntamenti in presenza del festival. Io vi ringrazio molto e chiaramente rinnovo a tutti quanti l'invito a continuare a seguirci perché il festival continuerà ancora per diversi mesi e quindi il prossimo appuntamento sarà tra due martedì, come sempre, dalle 9 alle 21. E grazie molto ai nostri ospiti e a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a voi, buona serata, andate in Romania. Non mancherete.